Settima domenica del tempo ordinario continua la nostra lettura liturgica del Vangelo secondo Luca. Dopo aver ascoltato le beatitudini, rimaniamo ancora nel capitolo sesto. Luca ci offre una sintesi mirabile dell'insegnamento di Gesù sul comandamento dell'amore. Anzitutto, questa sentenza che apre il brano che ascoltiamo in questa domenica: amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano. Parola molto alta, molto impegnativa, per poi essere dettagliata in modo molto pratico. Non è semplicemente il riferimento ad una norma morale molto alta, ma è una concretizzazione di questo precetto, indicando quelli che sono un crescendo di offese, prima uno schiaffo, poi il mantello strappato, poi l'essere derubati. A questo crescendo di offese corrisponde un crescendo di amore. Amate i vostri nemici. Noi sentiamo quanto questa parola è seria, impegnativa per noi. Spesso di fronte ad un'offesa ricevuta noi dichiariamo la nostra incapacità di poter rispondere con un gesto di amore, siamo più portati a rispondere a quell'offesa con un'altra offesa. Ma è qui che ci viene incontro la potenza del Vangelo, una parola nuova che scardina quella spirale di violenza che altrimenti il nostro cuore, segnato dal peccato, rischia sempre di innescare. Invece sorprende questo amore affermato in gesti pratici e non semplicemente a parole, porgendo la guancia, l'altra guancia, mostrando un non essere condizionati dal male ricevuto, un rimanere saldi nell'amore, amare i nemici. Lo possiamo fare proprio perché abbiamo ricevuto in dono questo amore. E poi ancora, un amore che ha la caratteristica della gratuità, un amore che non è condizionato da nulla, che fa il primo passo, che ancora una volta è sempre il modo con cui noi siamo stati amati. Lui ci ha amato così, è Lui che è venuto incontro a noi, non ha posto condizioni al suo amore per noi. Anzi, il suo amore è gratuito, Lui che prende l'iniziativa, è ciò che ci permette poi di cambiare il nostro cuore. Lui ci invita, il Signore ci invita a fare la stessa cosa, a vivere questo amore gratuito, disinteressato, che non sceglie persone, che è rivolto a tutti, in una dimensione universale dell'amore. E poi ancora, questo amore ha il tratto essenziale del perdono, dell'offerta del perdono, un perdono dato con generosità, che offre sempre all'altro una possibilità nuova. E ancora una volta si tratta del suo amore, di come ci ha amato Lui, questo suo amore misericordioso, dove la misericordia sua per noi non solo copre il nostro peccato, ma ci dà la possibilità di ripensare la nostra vita, di rilanciare la nostra vita dentro la libertà dell'amore che il Signore è venuto a donarci, dentro il quale noi siamo chiamati a stare con atteggiamenti concreti, gesti concreti. Amore per i nemici, un amore generoso, gratuito, che prende l'iniziativa, un amore che è perdono, che sa perdonare. Tutto viene da Lui, è Lui la sorgente di questo amore. Non siamo noi a poter pensare di aver le forze per adeguarci ad una norma morale altissima, come dicevo. Al contrario, siamo raggiunti da questo amore e stando dentro questo amore, l'Evangelista Giovanni direbbe, rimanendo nel suo amore, abbiamo la possibilità di vivere lo stesso amore, con le stesse caratteristiche, nella concretezza della nostra vita. È la legge fondamentale che regola la nostra relazione con Dio e la nostra relazione tra di noi come fratelli, dove le due relazioni con Dio e con i fratelli sono sostanziate dallo stesso amore. Allora è questo che vogliamo accogliere dentro la nostra vita. Come sempre, un'accoglienza nella vita di ciascuno di noi, un'adesione personale a questo invito che Gesù ci rivolge attraverso la sua parola di questa domenica, ma anche poi come comunità poter vivere questa legge nuova dell'amore nella concretezza dei gesti
che questa pagina di Vangelo ci suggerisce, è ciò che permette alla comunità di essere nel mondo quel lievito, quel fermento buono che disinnesca tutte le logiche di violenza, di prevaricazione che purtroppo segnano la storia dell'umanità, e disinnesca per diffondere quella sapienza nuova che è una forza vitale, che è l'amore di Dio in noi e attraverso di noi nel mondo. Il Signore ce lo conceda.